Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Quest'oggi parliamo sì di sport, però lo sport è legato anche ad una valenza turistica con lo Speakui Team. L'abbiamo già conosciuto in un ciclo di trasmissione in primavera per introdurre un appuntamento importantissimo per questo sodalizio del Comelico, ovvero i 20 anni di attività. E quest'oggi Michele Festini. Ciao Michele, Ciao, buongiorno, ben ciao a tutti, rivisto. Allora, in grazie. primavera abbiamo fatto questo viaggio, la scoperta della vostra attività, che dicevo sì sportiva, ma con una forte connotazione culturale e turistica del territorio, perché siete fortemente legati al territorio con le nuove generazioni. Quindi abbiamo scoperto buona parte di quello che avete fatto per i 20 anni, che è culminato con la Pedalonga, proprio di qualche giorno fa. Vogliamo trarre un bilancio, anzitutto, Michele, di questo Sì, appuntamento internazionale? dici bene, diciamo che la Pedalonga ha un po' chiuso quelli che erano gli eventi, anche se in realtà da qui alla fine dell'anno qualche appuntamento ce l'abbiamo ancora in serbo, quindi magari lo sveleremo più avanti o poi a termine puntata, però la Pedalonga è comunque il nostro evento clou e quest'anno è andata molto bene e diciamo che è stato un evento che ha in maniera anche, diciamo così, completa chiuso il ciclo di tutti gli eventi che avevamo programmato per la stagione 2024, proprio per festeggiare i nostri 20 anni, 20 anni di Speakui Team. Sembra ieri che abbiamo iniziato e giustamente, come ricordavi tu, il nostro gruppo è un gruppo che fa soprattutto promozione turistica, perché da sempre cerchiamo di fare in modo che le nostre valli siano conosciute attraverso lo sport. Certo. Speakui Team promoziona lo sport a due ruote, quindi sia su strada che mountain bike. È un territorio dove 20 anni fa i ciclisti erano veramente, si contavano sulle dita di una mano e i turisti non conoscevano il territorio. Oggi ci sono ciclabili, ci sono percorsi, ci sono anche sulla rete si trovano veramente tantissimi itinerari che si possono fare in Val Comelico e questo soprattutto grazie allo Speakui Team che ha Certo. portato, vorrei dire nel mondo, perché poi questi social che sono ormai così diffusi, sono consultabili da qualsiasi angolo del mondo e vediamo che grazie anche alle strutture ricettive che comunque ci hanno sempre dato una mano, ormai stanno arrivando turisti da ogni dove, Certo. australiani, Certo. nordici, dagli Stati Uniti e quindi questo è bello perché vuol dire che quello che abbiamo seminato ha dato i suoi frutti e adesso stiamo cominciando a vedere i risultati. Certo, che diventi il Comelico, in parte già lo è, ma che diventi sempre di più, quindi un luogo iconico, come può essere, non so, per la mountain bike, penso all'Isola d'Elba, o per la bicicletta della strada, lo Stelvio, e quindi lavorare tutto l'anno. Dicevi giustamente, Speakui Team, sì, un team sportivo, ma anche i collaboratori che magari se ne intendono anche pochi di mountain bike, ma che credono nella causa, giusto? Ricordo quando ci sentiamo appena prima la Pedalonga, mi dice i volontari, c'è tutto il Comelico. Esatto, la Pedalonga è l'evento del territorio e Speakui Team è diventato il punto di riferimento della bicicletta in generale, per cui anche l'operatore turistico o comunque chi ha un'attività sul territorio che gli si presenta un cliente che ha bisogno di qualcosa legato alla bici, chi Certo, chiama Speakui Team perché chiaro, sa che chiaro. noi siamo il punto di O ancora meglio, riferimento. ne ha conoscenza perché magari collabora lui stesso con lo Speakui Certo. Team, no? Quindi anche per un ospite arrivare e sentirsi dare le informazioni corrette è un plus sicuramente. L'ospite si sente ancora più al centro dell'attenzione, no? Sì, diciamo che su questo noi siamo molto orgogliosi perché la popolazione della Val Comelico, che purtroppo è come tutte le valli dolomitiche in contrazione dal punto di vista Certo, dei numeri, spopolamento. si sta sempre più restringendo, però quelli che ci sono e quelli che rimangono tutti ci conoscono e quindi diciamo che un po' Speakui e Pedalonga sono la Val Comelico e quindi tutti si sentono un po' parte di questo movimento e nel Certo. momento in cui c'è bisogno di dare un'informazione, come dici tu, magari ce l'hanno già anche dentro perché Perché la sono, vivono. perché la vivono, Perché la perché la vivono, vivono, certo, la quindi vivono, ecco.
Parlavi di spopolamento, quindi sempre non lasciate purtroppo i territori di montagna diminuiscono di popolazione e giovani. Ecco, voi puntate molto sui giovani anche per il ricambio generazionale, insomma, te, Max de Pra e tutto quanto, tra virgolette, perdonami, la vecchia guardia, però i giovani, il futuro è anche per rimanere in montagna, diciamo così, a vivere, no? Quando si ha un senso di appartenenza, il vivere il territorio dal punto di vista sì sportivo, ma anche culturale e turistico, c'è qualche possibilità in più che i giovani rimangano sul territorio. Certo, io dico sempre che per rimanere a vivere in montagna, che a tutti, soprattutto questo periodo estivo, sembra la cosa idilliaca, no? In realtà ci vuole una scorza molto dura per vivere in montagna, perché la montagna è fatta comunque di sacrifici, di impegno, di stagioni invernali lunghe, di freddo, e quindi sappiamo che vivere in montagna è più Certo. difficile. Per rimanere a vivere in montagna e per cercare di far sì che i giovani restino in montagna, uno dei trucchi, chiamiamoli così, è farli innamorare da Certo, giovani di certo. uno sport, perché Essere in simbiosi con essere in l'ambiente. simbiosi, Allora si quindi accetta magari anche qualche sacrificio, esatto. magari di percorrere anche un'ora e mezza o più di strada per arrivare dal Comelico fino a Belluno, però quando si ritorna e si vive il territorio con la mountain bike e Esatto. si vive soprattutto il gruppo dello Spiqui che identifica un territorio, allora si sta meglio, diciamo così. Torna Ci si... l'emozione, Esatto. E sicuramente d'altro sì. canto, anche i turisti che magari arrivano e pensano, magari qui potrei venire a vivere. Ma allora, il turista che viene in occasione magari della pedalonga o comunque per frequentare con la bicicletta i nostri territori, è un turista che spesso si innamora sia dell'aspetto familiare che c'è ancora in valle, per cui si sente un po' a casa, e poi dell'aspetto paesaggistico, perché abbiamo delle valli che sono poco conosciute, e quindi chi arriva spesso spalanca gli occhi perché non si aspettava tanta bellezza, e quindi siamo convinti che ci sia ancora molto spazio per il nostro territorio per farsi conoscere e per diventare un punto di riferimento a livello turistico, ma anche diciamo così, di residenza abituale per chi si vuole trasferire in montagna. Certo. Noi facciamo di tutto per cercare che i nostri non se ne vadano. Poi quelli che da fuori arrivano, quelli arrivano da soli perché apprezzano le bellezze che ci sono. Senti Michele, i 20 anni, diciamo, il clou è stato fatto con la Pedalonga XC, ma anche il Graslend Dolomitico, non dimentichiamo il circuito di corsa e bicicletta, non solo il Comelico ma anche Cadore Altacarne, quindi si uniscono le forze per cercare di incrementare il valore di questo territorio. Ma siccome siamo quasi in conclusione, volevo chiederti, ci hai accennato, non è finita. Un pensierino alla pitturina potrebbe esserci, punto di domanda, visto che è stato un vostro fiore all'occhiello per lo sci alpinismo per diversi anni, Allora, non Michele. ti nascondo che a ogni riunione che facciamo del comitato esce fuori questa cosa, perché è rimasto nel cuore di tutti, soprattutto di noi organizzatori, perché sentiamo che è il nostro evento. L'abbiamo vissuto veramente con tantissimo trasporto, con amore, con passione, anche a livello sportivo. Abbiamo organizzato degli eventi molto importanti, la Coppa del Mondo nel 2014, quindi sicuramente non lo sarà a breve, però rimane nel cassetto, e quindi chissà che un giorno magari. Purtroppo anche le condizioni meteo non favoriscono una programmazione di un evento come la Pitturina, che ha bisogno Certo. di neve, ha bisogno di condizioni E deve essere stabili. programmato Sì, parecchio prima, esatto. E insomma. quindi non dico di no, non dico neanche di sì, ma potrebbe essere che nei prossimi anni si possa ritornare. Mentre per quanto riguarda, diciamo, la conclusione del ventesimo, quindi del nostro compleanno, ci rimane ancora da organizzare la Crono Razzo, che ricordiamo che è la gara che da Vigo sale all'altopiano di Razzo, Certo, che su sarà strada in questo caso. su bicicletta su strada, quindi abbiamo coperto tutto l'ambito ciclistico, dalla gravel alle bike, alla mountain bike e alla bici su strada. Ci terrà a fine settembre, sarà anche valida come prova di campionato provinciale, per cui insomma quello sarà l'ultimo evento dell'anno di Spiqui E anche un po' la festa finale, diciamo così, di stagione Team. per questi 20 anni e si ricomincia quindi col 21° anno. Si ricomincia con il 21° anno. Quest'anno abbiamo battuto un altro record per il quarto anno consecutivo di numero di tesserati,
e speriamo che il trend adesso si fermi, perché sennò cominciamo a diventare un'azienda più che un Certo, gruppo sportivo, perché dimensione regionale, è insomma. impegnativo. I Sì. ragazzi che stanno dietro a tutta la parte iscrizioni, tesseramenti, eccetera, Vabbè, ormai è credo. diventato un lavoro. E quindi siamo contenti di questi numeri, anche perché di questi 200, quasi 100 sono ragazzini fino ai Questo è 15 anni, questo importante. è importantissimo. E per quanto riguarda il futuro degli eventi, vediamo, abbiamo qualcosa in serbo, ma non vogliamo svelare niente. Anche perché continueremo a seguirvi e quindi ce ne parlerai sicuramente in una prossima occasione. Grazie Michele Festini, Speakui Team, è stato un grande piacere. Grazie a voi, grazie a te Claudio e a tutti gli ascoltatori. E grazie a Simone Tolotta alla regia, a voi tutti l'appuntamento è rinnovato al prossimo numero di Dolomiti Turismo.